Repertorio per il bianco 1 e 4, gambetto di re accettato, finalmente siamo arrivati al sistema Fischer, il migliore sistema contro il gambetto di re. Innanzitutto perché Fischer studiò questo sistema? Perché lui aveva giocato una partita contro Spassky, una partita in cui perse, in cui giocò la linea principale, cioè quella che abbiamo visto nel video precedente, cavallo e5, e disse: ho perso perché ho permesso al bianco di fare cavallo e5. L'idea di g5 è giusta, cioè quella di difendere il proprio pedone f4. Perché Fischer diceva questo? Perché lui era fedele al motto di Lasker che diceva: quando un giocatore gambetta, cioè sacrifica un pedone centrale in apertura, l'avversario deve sempre accettarlo. E poi, in questo caso, tocca al bianco dimostrare che il gambetto ha una sua logica. Quindi, diceva Fischer, sul discorso di accettare il pedone non ci sono dubbi, ma io devo trovare un metodo per demolire il gambetto di re. Pubblicò la partita anche le mie 60 partite da ricordare, ma soprattutto pubblicò un articolo in cui sviscerò questo sistema con tutte le sue analisi e dimostrò che il gambetto di re era demolito. E quindi, se era demolito il gambetto di re, Berliner a sua volta disse: va bene, allora anche il 4 è demolito. Vabbè, ma questa è tutta un'altra storia. Ora vediamo il sistema Fischer. La prima mossa è D6 e quindi già abbiamo capito perché. Cavallo E5 è impossibile. Il bianco prosegue con D4, è una mossa naturale, no? L'abbiamo già vista. Il bianco gioca in base a criteri classici, controlla il centro e tra l'altro attacca pure il pedone F4, è debole. Ora il nero è quasi costretto, è quasi forzato a fare G5 perché se no il bianco cattura in F4. E ora cosa deve giocare il bianco? Dopo una serie di dispute teoriche, è assodato che il bianco deve giocare 5 H4, una mossa che già abbiamo conosciuto, l'abbiamo vista nei due video precedenti, quindi non rimaniamo meravigliati. Cioè il bianco praticamente vuole subito distruggere la struttura pedonale del nero e ci riesce. Il problema però, io mi devo fermare un attimo prima, una mossa prima, perché se io faccio vedere subito H4, poi dopo non posso più far vedere qual è l'idea originale di Bobby Fischer. Invece è importante da conoscere in maniera tale che uno si possa fare una migliore idea. Se io conosco il sistema del mio avversario, in questo caso il nero, beh, automaticamente posso anche sapere come trattarlo. Posso anche capire perché H4 ha la sua importanza, perché i libri mi consigliano H4. Ora, per fare questo ho bisogno di farvi vedere un'altra partita. Quale? Vi faccio vedere una partita, inverto i colori, chiedo scusa, e c'è un motivo preciso. E cioè vi faccio vedere una mia partita di torneo. Perché vi faccio vedere questa partita? Per un semplice motivo. Ecco, il mio avversario ha giocato alfile C4, che è il metodo che usava Boris Spassky contro il sistema Fischer. Perché dicevo, vi faccio vedere questa partita? Perché spesso e volentieri sui forum io vedo cose sbalorditive, vedo non classificati, vedo terze nazionali che parlano tranquillamente: no, è meglio il sistema Smyslov della spagnola, no, ma è meglio il gambetto Budapest della variante Tennyson. Ma che cappero mi dite? Ma cosa capite di scacchi? Io non è che voglio essere offensivo, però devo guardare la realtà in faccia. Un giocatore può dire di aver imparato qualcosa di un'apertura solo se l'ha giocata a tavolino a un livello
medio-alto, diciamo almeno medio, medio-basso, ma non bassissimo, accidenti. Ma soprattutto l'importante è averla giocata a tavolino. Che voi mi leggete 10 libri di scacchi, che li avete scaricati da chissà dove, o quelli che giocano contro i motori, ecco, contro i software, sì, belli, carini, grafica stupenda, la personalità di quello, di quell'altro, ma è come far l'amore con una bambola gonfiabile. È solo giocando a tavolino che potete veramente studiare gli scacchi. Vi racconto, ecco, qualche storia di questa partita. Questa è la partita Sansonetti-Tarascio del 76. Chi è Sansonetti? È un maestro leccese molto noto, ha fatto anche il torneo di Reggio Emilia, attualmente fa l'istruttore. E, per esempio, tra i suoi allievi, ecco, il maestro internazionale Pierluigi Piscopo. Insomma, Sansonetti è un forte giocatore. Nel 75, cioè un anno prima di questa partita, giocammo nel campionato regionale pugliese e mi distrusse, cioè lo devo essere molto onesto. Nel 76 andai a fare un open, un weekend a Galugnano, e questo è proprio l'ultimo turno, e quindi mi preparai. Ecco, e qui possiamo vedere l'idea di Bobby Fischer. Alfile C4, H6, proteggo il pedone G5, arrocco alfile G7. Ecco l'idea di Bobby Fischer. Cioè lui diceva, se io metto tutti i pedoni su casa scura, ho creato quella catena pedonale con cui proteggo il pedone F4, io problemi di alfile cattivo non ce n'ho, perché l'alfile lo metto in fianchetto ed esercito una pressione notevole su D4. Quindi il mio piano successivo sarà, siccome esercito pressione su D4, dopo C3, che infatti ha giocato il mio avversario, cavallo C6, quindi continuo a esercitare pressione su D4, io giocherò poi dopo alfiere G4, cioè, perché l'alfiere capochiaro del nero è libero di svilupparsi dove vuole, poi donna D7, arrocco lungo e sto felicissimo. Ho un pedone in più, buon controllo del centro, pezzi tutti attivi, nessun pezzo cattivo, è l'ideale. Ed effettivamente non ha torto, non ha torto, per l'amor di Dio, Bobby Fischer. Vediamo, il mio avversario ha giocato G3, è giusta, deve fare qualcosa per disgregare quella catena pedonale del bianco, però ha indebolito la casa H3, G4, cavallo H4, F3. La catena pedonale del nero è diventata più pericolosa perché è avanzata, e quel cavallo in H4 è sul bordo della scacchiera, ma il bianco ha un'idea, e ora la vediamo. Cavallo D2, sviluppa il cavallo, alfiere F6, minaccia la semplice alfiere per H4, ed ecco il sacrificio. Cavallo per F3, G per F3, donna per F3. Questa è la partita Spassky-Ornstein, giocata a Nizza del 74, 2 anni prima della mia partita. E qui il nero continuò con alfiere H3, e dopo donna H5, donna D7, e la partita finì fatta. Ma come vi avevo detto, io mi ero preparato contro il mio avversario, avevo studiato l'articolo di Bobby Fischer, avevo studiato il sistema Fischer, e quindi proposi un mio miglioramento, donna E7. L'idea è quella di conservare la minaccia alfile per H4, di proteggere F7, perché adesso il bianco ha, in cambio del pezzo sacrificato, ha una fortissima pressione sulla colonna F. E qui successe un fatto. Ecco, questa è la differenza tra il gioco a tavolino e il gioco contro un motore. Qui, a questo punto, Sansonetti si fermò a pensare per 40 minuti. Dopodiché giocò donna H5, esattamente come aveva fatto Spassky nella precedente partita contro alfiere H3, e propose patta. È inutile dire che, ovviamente, rifiutai. Ma perché rifiutai? Perché, accidenti, dopo che sei stato a studiare un sacco di tempo tutto il sistema e tutto quanto, cioè è ovvio che vuoi vincere.
ecco perché rifiutai la patta, essenzialmente. E proseguì con Alfieri di Sette, con l'idea Rocco Longo, appunto. Torre Cassette probabilmente era migliore, all'epoca mi sembrava un po' passiva. Cavallo per D4, che a prima vista sembra tematica, però non la feci perché ebbi paura di E5 e non lo so come continuare. Quindi dopo Don H5, alfile D7, il bianco ha giocato cavallo G6, praticamente forzata, catturò, scacco, re D8, prende il cavallo in G8, recupera, alfiere 8, minaccio la regina, forzato, quindi una serie di cambi forzati, mangia, fine della variante forzata. Come siamo andati a finire? Tre pedoni per un cavallo, però c'è un elemento molto interessante che squilibria la posizione, e cioè gli alfili di colore contrario. E questo, secondo me, dovrebbe essere vantaggioso per il nero. Come finì la partita? Non me ne frega niente, ve lo racconto lo stesso, per far capire la differenza tra lo studio di una variante con i libri e la pratica. In pratica finì così, che siccome era l'ultimo turno, finirono tutte le partite e noi continuammo a giocare questo finale lentissimo, non si riusciva a proseguire e andare avanti. A un certo punto il presidente del circolo in cui giocavamo venne, approfittò del fatto che mi ero alzato e disse: senti Tarascio, scusa, o patti o vinci, è la stessa cosa, la classifica è uguale, noi dobbiamo fare la premiazione, possiamo finire. E io dissi: guarda, facciamo una cosa, vai da Sansonetti e digli, proponigli di abbandonare, perché io questo finale me lo gioco anche se è lungo 100 mosse. Ovviamente una proposta indecente. Alla 76esima mossa, insomma, dopo una marea di mosse, Sansonetti fece un'imprecisione, cioè mise un pedone su casa chiara, ed errore, perché quando stai con gli alfieri con il contrario, i pedoni devono stare sulla stessa casa del proprio alfiere per essere difesi, e grazie a questo fatto guadagnai un pedone e vinsi il finale. Tutto ciò perché l'ho raccontato? Innanzitutto perché ci tenevo a far vedere l'idea di Bobby Fischer. Ecco, l'idea di Bobby Fischer che è questa. Che è un'idea, secondo me, ottima. Ecco, il sistema Fischer. Ed ecco perché il bianco deve assolutamente evitare questo tipo di struttura pedonale del nero. Ed ecco perché la teoria consiglia H4. Possiamo adesso invertire e ritornare. Dopo H4 il nero non può più giocare H6, sempre per la stessa idea H per G5 che abbiamo visto nel video precedente, e quindi bisogna proseguire con G4. Bene, questa è la partita Planinek-Gligoric del 77, è una partita che sta su tutti i libri del Gambetto di Re, quindi è una partita importante, sicuramente molto più importante della mia, ma ripeto, non basta leggere i libri, bisogna anche mettere in pratica in torneo le idee, perché se no non serve a niente. Il gioco per corrispondenza, sì, tutto simpatico, ma la sensazione, vedere l'avversario che pensa per 40 minuti su una mossa, guardate, quello vale molto di più di tanti libri, perché vi fa capire veramente il momento critico della situazione. Dopo G4 qui esiste il gambetto al Geier, ma F6 e il bianco sacrifica un pezzo. Avete già capito che nel mio repertorio gambetti non esistono, cioè a me non mi piace regalare i pezzi, cioè, quindi proprio è escluso. E quindi, anche se sembra strano, cavallo G1 è la mossa migliore, perché sembra un paradosso, ma quella è la casa migliore per il cavallo. Altre alternative non ce ne sono. Se giocare cavallo FD2 ad esempio è sbagliata, perché blocca l'alfile C1, quindi no, non è una mossa logica. Cavallo G1. Bene, dopo cavallo G1 ci sono molte scelte.
molte scelte. Grigoric ha scelto la migliore, alfiere H6, con cui ha difeso il pedone F4, che poi è, avete capito, insomma, spero di aver chiarito, il sistema Fischer si basa proprio su questa idea. Catturo il pedone e difendo F4. Se possibile con H6, G5, con quella bella catena pedonale, se non è possibile con l'alfiere. Oltre a questa mossa, però, chi vuole studiare il sistema Fischer deve studiare varie varianti, deve studiare F5, F3, donna F6, alfiere 7, insomma ci sono varie opzioni, tipo non so, per esempio F5 con cui cerca di attaccare il centro e così via. E qui chiaramente bisogna avere un repertorio, bisogna studiare e così via. Non intendo entrare in dettagli, guardiamo solamente la partita di Planinek, vediamo quindi la linea principale, il sistema migliore, cavallo C3, cavallo C6, anche in questo caso ci sono state varie opzioni come per esempio cavallo F6 e C6, ad esempio C6, cavallo G2. L'idea del bianco è tendenzialmente sempre la stessa, cioè quella di attaccare F4, questa è la partita short a Kopian, va bene, ma ritorniamo alla linea principale perché, insomma, avete capito, in questa panoramica, questi video panoramici, voglio far vedere solo la partita commentata, l'idea principale, cavallo G2, attacco al F4 e di solito il nero reagisce appunto con F3. Cavallo F4, scacco, re per F2, scacco, re G3, cavallo F6. Che cosa è successo? Il re bianco è entrato in una posizione veramente, diciamo così, spiacevole, però in realtà, alfiere 2, scacco, re F2, scacco di nuovo, mangia, donna di 3. Ecco, diciamo che potremmo fermarci qui per valutare un po' che cosa è successo, e cioè il bianco ha un pedone in più, un forte centro, perché poi in pratica così è andata a finire che il nero, pur di far rimanere il re nero al centro, il re bianco al centro, ha addirittura sacrificato un pedone, ha un forte centro, questo è un valore tipico, cioè se non avete fiducia nel centro ideale di 4 e 4, lasciate perdere col gambetto di re, cioè questo è fondamentale, però la posizione esposta del re bianco è chiaro che ci fa dire che la situazione è bilanciata, qui la partita è proseguita con alfiere G7, alfiere 3, completa lo sviluppo, donna D7, cavallo C2, arrocco lungo, ecco qua. Vedete, quindi il sistema Fischer si basa essenzialmente su questa idea, si basa sul fatto che una volta che ho giocato D6, riesco sempre a sviluppare l'alfiere campo chiaro, poi donna D7 o donna E7 e arrocco lungo. Questo è il sistema Fischer, è molto importante per il bianco distruggere la catena pedonale del nero, cioè ripeto, se gli lasciate fare quella catena pedonale H6, G5, F4 come voleva Bobby Fischer, allora siete morti, quindi è molto importante distruggerli quella catena con H4. Vediamo per curiosità come è andata a finire la partita. Cavallo G3, F5, giustamente cerca di aprire linee contro il re bianco, cavallo F5, torre F8, cambia un pezzo, si sposta in E1 e il re sta cercando di fare una specie di arrocco lungo, di andarsene dal lato di donna, minaccia la regina, donna C3, donna E7, un cambio di pezzi, fino adesso la posizione è abbastanza pari, il nero minaccia il pedone 4, qui il bianco poteva giocare semplicemente E5, torre 4 e poi fuggire. La posizione rimane, diciamo, molto confusa, ecco,
forse il nero sta leggermente meglio perché c'è i pezzi più attivi, però insomma era ancora tutto da giocare. Invece il bianco ha sbagliato, re di 2, questa proprio questa non ha senso, perché dopo donna per e4 il vantaggio del nero è sbalorditivo. Dopo pochissime mosse adesso minaccia g2, ha abbandonato. Alfile f5 minaccia matto in c2, lo difende, torre g3 inchioda l'alfiere, torre h2 scacco, è abbandonato. Dopo torre f2 scacco, dopo torre f2, perché se fugge, segue scacco e perde l'alfiere. Vabbè, insomma c'è stato questo errore che ha diciamo cambiato la storia della partita. Poteva benissimo essere gioco pari, ma comunque diciamo ci sono stati degli errori, ecco, da parte del bianco. Grigoric era molto più forte all'epoca, il bianco poteva fare di meglio, ecco, cioè dopo donna di 3, dopo la quindicesima mossa, in questa posizione il bianco stava meglio, doveva però diciamo coordinarsi meglio con i pezzi. Va bene, penso che abbiamo finito con questa panoramica sul sistema Fischer, che ripeto è un'ottima idea per il nero, questa idea va assolutamente impedita, quindi H4 è fondamentale alla quinta mossa. Nel prossimo video vedremo per un attimo il controgambetto Falkbeer.